Infatti abbiamo visto nel video che raccontava la storia di Castellani che ci sono stati anche dei momenti particolari della sua vicenda che lo hanno toccato nel profondo, cioè vicende che lui non si aspettava, non si sarebbe mai aspettato di trovare un gesto del genere. Mentre stava lavorando, una bambina gli ha portato una caramella ed è stato per lui una sorta di manna, perché in qualche modo la speranza forse si è riaccesa nel suo cuore, ha capito che poteva ancora fidarsi del genere umano anche se stava vivendo ciò che stava vivendo. È mai successo a lei, quindi nella sua esperienza nel campo, degli episodi simili, degli episodi che magari di fratellanza fra voi deportati che le hanno riacceso la speranza? Sono due aspetti diversi, il contatto con la popolazione tedesca, il contatto con le SS e ho il contatto con i compagni, sono tre situazioni estremamente diverse. Contatti con la popolazione tedesca non li ho avuti, salvo che da distante, perché quando ho lavorato a Weimar, detto che cambiavo i binari delle ferrovie, però eravamo un po' lontani dalla stazione, la popolazione non è che ci vedesse come persone, ma come gruppo di carcerati e ci dicevano di tutto, delinquenti, comunisti, assassini. Quindi era il frutto della propaganda nazista che veniva espresso probabilmente anche perché la città di Weimar era stata bombardata poco tempo prima. Non era un contatto, ecco, era più che altro. Loro capivano che eravamo un gruppo circondato dalle SS, separati da loro, magari c'era qualche 50-60 metri. Con l'SS c'è stato il caso di uno che si vede che era diventato SS per caso o perché però non mi ha offerto nessuna caramella, se no l'avrebbero cacciato via. Soltanto siccome con mio fratello ci passavamo i mattoni, oramai eravamo diventati abbastanza abili a tirarli da un piano all'altro senza farli mai cadere, questo qui ci ha detto: ma quando sarà finita la guerra voi potete andare a lavorare al circo, no? E un discorso così faceva vedere che questo era stato acchiappato all'ultimo momento perché gli mancava qualcuno, insomma non era un SS addestrato, cioè era un'eccezione, ecco, perché non succedeva, ecco, non era mai successo. Vabbè. E invece il discorso diverso, il rapporto tra deportati. Il rapporto tra deportati c'era un rapporto, almeno in certi ambienti, dove all'ultimo, quando eravamo stati nella baracca francese, già raccontato, c'erano episodi di solidarietà, alla quale abbiamo partecipato anche noi. Quando abbiamo potuto aiutare qualcuno, l'abbiamo aiutato. Ecco. Questo c'era. Se uno era un po' più forte di qualcun altro lo aiutava, si pigliava i pesi più forti, anche se io sono abbastanza smilzo, però, e non sono tanto forte di braccia, però vado forte di gambe, quindi a trasportare roba magari delle volte si vedeva quando c'era da portare delle travi di legno, a me faceva piacere no, portarne tante quanto gli altri, ecco, non mi pigliassero per un ragazzino che non era capace a fare niente. Quindi dovevo partecipare, sentivi questo fatto di far parte di un gruppo di persone per bene. Poi il morale ci si tirava su parlando la sera, quando si era attorno al tavolo, perché la sera veniva distribuita la zuppa, tu facevi la coda, c'era uno con un mestolo, ti dava sto mestolo di zuppa. Tra l'altro era una cosa, ecco, pensarci bene, era una cosa regolare, non è che venivano fatti, stavano attenti a non fare delle ingiustizie, a darne troppo a uno o poco all'altro. Lì c'era un comportamento corretto, diciamo, da parte degli internati verso gli internati, ma non dappertutto era così invece, eh? Non dappertutto era così. Però in molte baracche sembra, insomma, secondo me, dall'esperienza che ho vissuto, Buchenwald era un campo dove oramai si era. La presenza di questo comitato clandestino antifascista che aveva un certo potere aveva dato un'impronta di essere solidali, di aiutarsi. E questo ti incoraggiava.
non pensavamo di cavar fuori la pelle per niente, però dicevi, sei in mezzo a persone per bene. Tra l'altro c'è questo fatto che impari, la gente la guardi in faccia e capisci che tipo è. E c'erano delle persone che erano dei parlamentari, per dire, o degli industriali che a loro tempo avevano dei bei quattrini, ma con cui tu parlavi senza nessun sentire, a parte che non lo sapevo che erano parlamentari, l'ho saputo dopo che erano così, ma erano persone come te, ecco. Quindi non vedi bene, infatti delle volte mi dicono sei un po' transandato, dovresti vestirti un po' meglio, come mai non ti metti più la cravatta, non so, cose del genere. Ma perché a me ho imparato a capire che se una persona per bene può anche essere vestito a straccione, che è una persona per bene, insomma, lo vedi. E così come vedi uno che ti vuol fregare, che poi magari è tirato a luci, no? Più la dimensione della notte, cioè al calare della sera, com'era il clima nelle baracche? Era, ti ripeto, in questo secondo alloggio, diciamo, per la prima baracca non c'era molta comunicazione, c'eravamo quei pochi italiani che erano arrivati, che man mano ne spariva qualcuno perché, non lo so perché, ecco, probabilmente perché erano chiamati per i trasporti, perché tutte le sere davano dei numeri a chi se ne doveva andare il giorno dopo e quindi ci perdevamo un po' di vista. Eravamo arrivati in pochi, eravamo 26 persone, un vagone. E lì, appunto, essendo in mezzo ai polacchi e ai russi, non è che potessi parlare in modo, insomma, esprimere qualcosa di, a parte parlare da mangiare, di lavoro, di queste cose qui, ma molto brevemente. Invece con i francesi, sì, io sapevo parlare francese bene, mio fratello anche, e quindi insomma si andava un po', si poteva anche parlare di che cosa, quali erano i cibi prelibati della cucina francese e quelli della cucina italiana, insomma, oppure che cosa faceva uno, ecco, di professione, o che cosa faceva l'altro e che cosa si pensava che ci succedesse e come ci avrebbero fatto fuori all'ultimo, insomma, tutte queste chiacchiere di questo tipo, che in parte erano un po' buie, ma soprattutto erano di distrazione, direi, per la maggior parte. Insomma, si scherzava anche, ecco. La verità è che io morivo di sonno, quindi io appena possibile, magari dopo 10 minuti di chiacchiere, andavo in cuccetta, perché la sera si andava a letto, io nessuno di noi aveva un orologio, non c'era, e quindi non so a che ora andassi a dormire, so sicuro che la mattina ci svegliavamo tra le 5:30 e le 6. Per me io morivo di sonno, a mezzogiorno avevamo mezz'ora di sosta, mi buttavo per terra anche se ero fuori e quella mezz'ora me la dormivo soda. Però non c'era neanche tempo di pensare alle tristezze. Ecco. Eravamo arrivati a pensare che tanto in qualche modo ci avrebbero ammazzato, perché si sapeva che non volevano lasciare testimoni, ecco, di quello che loro stavano facendo. Quindi uno ormai si era abituato all'idea di andarsene in un altro mondo, non era una cosa che ti sconvolgesse. Volevamo chiedere com'è stato il ritorno a casa. Il rientro a casa è stato molto triste, perché mancavano persone di famiglia, insomma, che sapevamo che erano state ammazzate, ecco. Questo. Avevamo avuto anche la conferma, quindi, di chi le aveva viste scegliere, perché voi non so se sapete, ma Auschwitz, quando all'arrivo facevano spogliare, come del resto hanno fatto spogliare noi, però noi non ci hanno messo su due file diverse. Lì facevano due file e c'era una fila che era
destinata subito alla camera gas, naturalmente non glielo dicevano, andate nella camera gas, dicevano andate a fare una doccia, state attenti dove, cioè non volevano creare panico, però si sapeva perché a Genova si sapeva già che Auschwitz erano le finte docce, insomma. Quindi era un nome conosciuto, noi come nomi conoscevamo Auschwitz, conoscevamo Theresienstadt e conoscevamo Mauthausen perché ne avevamo parlato gente della prima guerra mondiale, però non sapevamo dopo cosa ne fosse. Forse si conosceva il nome di Dachau, ecco, ma non Buchenwald era completamente un nome nuovo per noi. E però appunto a Auschwitz cosa succedeva? Il grosso degli arrivi, perché voi pensate che arrivavano famiglie con bambini oppure con persone molto anziane, chiaramente inutilizzabili sul lavoro, quindi non erano persone destinate a morire. Se uno era ferito, come era ferita mia sorella, sicuramente non pensavano di curarla, ecco. E siccome poi probabilmente hanno voluto restare insieme, ecco, quindi è stato un effetto di risucchio probabilmente. E questo poi al ritorno a Monaco abbiamo trovato una che ci ha detto sì, sono andati con la prima selezione, era proprio il linguaggio di Auschwitz, come la signora che il 3 maggio è venuta quando si è inaugurata a Milano la settimana scorsa la Casa della Memoria, ha detto io ho superato 3 selezioni, perché poi non era soltanto l'arrivo, era che a un certo momento dopo aver lavorato dimagrivi e valutavano se tu eri troppo magro per valere la pena di nutrirti un po', capisci? E la selezione era un termine per Auschwitz normale e indicava la scelta di chi era destinato alla camera gas e chi invece continuava a vivere almeno per un po'. Quindi queste erano cose che invece nella nostra realtà non avveniva, non è che quando tu andavi a fare la doccia ci fosse qualcuno che all'uscita ti guardava prima che ti asciugassi per vedere quanto stavi in piedi. Non avevo nessuna voglia di comunicare quello che avevo visto, ma non sapevano neanche magari, sì, ma perché sì che mi chiedevano come mai ero entrato in classe così tardi, perché io sono entrato in febbraio, quindi ero entrato in febbraio perché avevo fatto l'esame in dicembre, mi aveva rimandato 2 materie e ho riparato in febbraio. Primi di febbraio c'era un professore che continuava a rompermi l'anima, ma tu da dove vieni? Come mai sei arrivato qui? Io non rispondevo, ma non lo so. Ma non gli passava neanche per la mente, insomma, si vedeva che era lontano le 1000 miglia, voleva sapere cose di... Mi era venuto il raffreddore, ecco. Era singolare anche che c'era un noto militante del Partito Comunista che è quello che mi ha fatto l'esame, è andato a chiedermi non chi era più Simonide, e poi c'era un altro Simonide e Bacchilide, e io gli ho nominato qualcuno e dico Simonide era lo zio di Bacchilide, da parte di padre o da parte di madre? Ma dico, ma cavolo, poi mi va a rimandare di greco, ma siamo scemi. Queste sono le cose che non ti spieghi. Poi avevo detto alla professoressa di matematica che io avevo studiato algebra e... No, sì, avevo studiato algebra ma poco geometria, mi ha interrogato tutto di geometria. Allora mio fratello aveva scritto una lettera al provveditore di protesta di matematica. Sono passato, insomma. Sai. E effettivamente non c'era mica, cioè questa gente qui, cosa vuoi, se uno gli diceva sono stati in un concentrationslager, non gli veniva neanche in mente di dire esisteva, sì c'erano anche quelle cose lì, non so, capisci? Cioè
Io non me l'andavo a cercare la comprensione, per fortuna c'avevo un compagno di banco che era stato staffetta partigiana e mi andava bene, ci conoscevamo da prima che mi succedessero tutte quelle cose, anzi ero ospite suo quando è venuto l'8 settembre, mio padre è venuto subito a prendermi perché si sapeva che sarebbe successo un putiferio. Veramente si sperava che gli inglesi sbarcassero a Genova, però invece non ha sbarcato manco per l'anima e quindi... E però si sapeva che con l'occupazione nazista noi eravamo a rischio, ecco, questo era chiaro. Appunto c'erano stati i bombardamenti, c'erano state persone che avevano perso il figlio, il padre, il parente militare, insomma no. La guerra è stata guerra per tutti, e poi per qualcuno un po' peggio e per qualcuno un po' meglio, ma cioè non... Era anche logico che non venissero a interessarsi di quello che era capitato a me personalmente. Poi sentivi da parte di qualcuno invece una certa curiosità morbosa, allora ti chiudevi ancora di più. Quando è che è nata nelle persone la consapevolezza? Cioè tanto dopo la guerra o... Non saprei dire una data. Sì, a un certo momento... Allora sei diventato una mosca rara e allora ti hanno chiesto, una volta mi hanno chiesto il centro di documentazione ebraica di Milano, mi ha chiesto se andavo a Fossoli con loro. Fossoli era il campo di smistamento in Italia, governato dall'SS. E io ci sono andato, ma mi sono sciolto in lacrime, un'esperienza molto dolorosa. Poi Miriam mi ha cercato lei, credo, era segretaria della comunità ebraica. Poi hanno deciso di scrivere un libro. Allora hanno deciso di scrivere un libro, non era Miriam, erano altre due persone. La moglie di Ariel dell'astrologo e la Letizia Teglio, che hanno scritto quel Gioventù Offesa. Gioventù Offesa, tanti casi di persone, di ebrei genovesi, diciamo, che hanno raccontato la loro storia. Ci sarebbe chiaramente Dora Venezia, c'ero io, c'erano persone che si erano nascoste, con la Lili della Pergola che raccontava questa storia sconvolgente di una loro amica che sapeva bene dove erano e che una signora era andata a casa loro e lei, questa amica, continuava a dire no, io non so dove sono, non so dove sono, e questa insisteva, ma guardi che io devo assolutamente consegnare un messaggio, eccetera eccetera. Allora questa dice, beh, provo a vedere se di là trovo dove sono nascosti. C'aveva, uscendo dalla porta, c'era uno specchio davanti e nello specchio ha visto questa che aveva fatto la richiesta con un sorriso trionfante. Allora ha capito che era una spia che avrebbe intascato, perché c'era la taglia di 5.000 lire per uno, capisci? E quindi allora ha fatto finta, dice no, non l'ho trovati, non ho trovato l'indirizzo, e se l'è cavata così. Insomma, tanto per dirvi che cosa poteva succedere, insomma, anche quanto la gente, qualcuno, insomma, ci contava di guadagnare dei quattrini, questa cosa qui, capite? Erano delle cose, cioè, incredibili, no, perché l'umanità non è mica tutta buona, insomma, no, anzi, però, insomma, veramente, insomma, uno ridotto a dire, per prendere dei soldi, mando... Poi magari diciamo, ma io credevo che li mettessero chiusi in un bel giardino, insomma, non so, ma... Ecco, questo è stato l'inizio. L'inizio è stato molto duro, io non avevo nessuna voglia, grande voglia di raccontare, anche se avevo già scritto qualche cosetta, ma poco. E poi invece è stata questa necessità dell'associazione ex deportati che qualcuno si occupasse. E io ero il meno anziano di tutti e allora
a malincuore, perché cioè a malincuore nel senso che la prima volta che sono venuto qui non l'ho digerita bene, ecco. Poi dopo, infatti l'anno dopo non sono venuto, poi l'anno dopo ancora sono tornato e poi ho preso a convivere con questi incontri che però erano molto meno sciolti di adesso. Discorso sul romanzo, quello di Primo Levi, che Primo Levi ha scritto dopo I sommersi e i salvati, quando lui, parlando di se stesso come un salvato, ha espresso il senso di colpa che lui provava per essere un salvato e non essere un sommerso come tanti suoi compagni. Chiedevo se è un qualcosa che si prova veramente o se era solo provato da Levi. Io ho letto anche a suo tempo, ma sono anche dimenticato magari, ma a suo tempo quando era uscito l'avevo letto e non capivo tanto bene questa cosa, perché a parte che l'ambiente di Auschwitz era molto diverso, e non solo, ma ci sono state persone che si sono salvate proprio perché facevano parte di un Sonderkommando. E allora cosa vuol dire Sonderkommando? Era il comando di quelli che accompagnavano e, diciamo, ingannavano, ma ingannavano anche perché non succedesse un putiferio, la gente gli dicevano farete una doccia, state attenti dove mettete la roba perché non succedesse una scena di panico, di terrore, di cose così, non stavano a dire andrete nella camera a gas, ecco. Allora capisco che quelli possono essere salvati e che si erano salvati facendo quel mestiere, a parte che i Sonderkommando poi sapevano che ogni periodo venivano a loro volta mandati nelle camere a gas, eccetera. Ma se uno si salva, diciamo, senza fare un'azione di danno a altre persone che poi risultano sommerse, non vedo perché io mi devo sentire colpevole, ecco. Non è una cosa che mi abbia sfiorato. Io non ho fatto sacrificare nessuno, diciamo, o perlomeno se per caso è successo non è che ci abbia messo un pizzico di volontà mia, ecco. Per cui non vedo perché devo avere questa... Primo Levi era una persona molto acuta, molto più profonda di me sicuramente, nell'analisi delle persone, magari se avessi avuto modo di parlare magari mi spiegava bene che potevo essere anch'io un po' da farmi vedere un po' di... Vabbè, è un tipo d'analisi che non mi sono messo a fare, non ho studiato psicologia per questo, ecco. Il discorso della Fondazione Spielberg è un discorso. Gli americani sicuramente, ma non per la deportazione ebraica, gli americani hanno documentato immediatamente queste cose qui, cioè il... Direi che Buchenwald è stato proprio uno degli esempi più forti, perché più forti nel senso che non solo hanno testimoniato, penso, quelli che hanno liberato il campo, ma il generale Patton, quello che era il capo dell'armata che ha liberato il campo, ha ordinato con una lettera al sindaco di Weimar di portare il giorno dopo 1000 persone a vedere. Non solo, ma gli ha detto che cosa dovevano vedere. E dunque, vabbè, il primo impatto era molto semplice perché era pieno di cadaveri, perché io nei mesi precedenti non avevo visto un morto per strada, perché si sapeva che la gente moriva perché il crematorio funzionava di continuo. Soltanto che negli ultimi tempi non avevamo più combustibile per il crematorio e allora si facevano i cadaveri, venivano mucchi di cadaveri. Ora,
non saranno stati tanti come quelli, perché poi c'è la gara tra il quale il campo più. Sicuramente Mauthausen ha avuto una percentuale di morti più alta rispetto, diciamo, a chi c'è entrato e rispetto a altri lager, però c'era pieno di morti lì, c'era il sotterraneo del crematorio che era un posto di tortura, c'erano evidenti i segni delle torture, c'erano tante cose insomma da guardare, c'era la baracca degli esperimenti anche da noi, cioè dove sperimentavano sulle persone, e lui ha scritto una lettera dicendo: venite, vedete, andate a guardare il locale sotto il crematorio, guardate i mucchi di cadaveri, guardate la baracca degli esperimenti, guardate, e altre cose insomma, no? Quindi hanno fatto subito un'opera di documentazione e l'hanno fatta anche qua, se si leggono, ci sono, io una volta a Ebensee hanno distribuito una lettera, e anche qui a Mattano, una lettera straziante di queste persone che scrivono a casa: siamo venuti in un posto bellissimo, con una campagna molto bella, e però guarda, una cosa incredibile, non riesco a parlartene, piangevo, non mi capacitavo, cioè sono rimasti colpiti. Non altrettanto hanno fatto i russi, che in definitiva hanno visto cose anche peggiori, insomma, no? Quindi c'è stata questa denuncia e questa raccolta di dati, che poi è diventato un compito dei tedeschi stessi, cioè i tedeschi brave persone, perché, cioè, che gradualmente si sono chiesti: ma che cosa hanno fatto i nostri padri, i nostri nonni, no? E ci si buttano anima e corpo. Io a Buchenwald sono rimasto commosso proprio dalla delicatezza con cui vieni accolto, insomma, come se fossi una persona ferita. Ecco, sei una persona ferita in un certo senso, però veramente vedi che loro la sentono, ecco, sentono questo dovere. Non credo, spero che non la sentano come colpa di una cosa che non hanno fatto, però sentono come dovere di dire: vabbè, se ci sono stati degli stronzi a quel punto, allora, che hanno chiuso gli occhi di fronte a questa cosa e hanno creduto a delle teorie assolutamente assurde, e noi adesso abbiamo aperto gli occhi e facciamo vedere che non siamo di quel livello lì, ecco. E questo fa molto piacere, ecco. Volevo sapere se una volta finito tutto, se avesse avuto modo di incontrare qualche, non so, tedesco che era stato nel campo, o se non nel suo, in qualche altro campo, qualora ci fosse stato questo incontro, cosa ha provato, cosa vi siete detti? Buchenwald è stata una cosa complicata, nel senso che Buchenwald aveva, mi pare di avervelo già detto, un comitato clandestino. Allora, il comitato clandestino, quindi, cioè, c'era una parte di tedeschi prigionieri, c'era una parte di tedeschi SS, che negli ultimi giorni hanno avuto dei contatti, cioè quello che le persone, non è tanto facile da spiegare, è che in realtà la vita del campo era governata da prigionieri che obbedivano agli ordini dell'SS, chiaramente. Però cosa vuol dire questo? Vuol dire, ecco, io avevo parlato di triangoli verdi che obbedivano molto volentieri agli ordini dell'SS, anzi si divertivano a darci un'aggiunta, no? E invece, quando sono subentrati i prigionieri politici, fondamentalmente i comunisti, ma non solo i comunisti, allora hanno fatto una gestione onesta, diciamo, ubbidiente fino a un certo momento, però corretta anche verso gli internati, insomma, cioè corretta. È chiaro che per esempio le SS potevano chiedere: ci sono 100 persone da destinare a questo lavoro, loro dovevano trovare 100 persone da destinare a questo lavoro. Quindi diminuiva l'arrivo del pane e loro diminuivano la reazione, non è che potessero
gestire oltre questa cosa qui. Però avevano, come dire, un rapporto diretto poi con i comandanti, ma avevano anche un rapporto diretto con noi all'ultimo. Prima era tutto segreto, negli ultimi giorni, cioè quando il comandante ha cominciato a dire noi da domani evacueremo il campo, e allora loro hanno incominciato a dire cercate di ritardare le partenze, non solo, ma cercatevi delle scarpe, vi diciamo dove sono le scarpe che ci hanno fregate, provatevele, perché con gli zoccoli si fa poca strada. Cioè hanno cercato di fare il possibile per questo. Ecco, con questi, con queste persone, anche se non direttamente, c'era il contatto. Con le SS non c'era mai stato un contatto. Però che cosa è successo? Anche lì, sì, tu a un certo momento incominci a ragionare, ma ci ho faticato, È successo che quando sono arrivati gli americani, cioè non è che il prigioniero qualunque come ero io sapesse esattamente dove erano e dove non erano. Io la sera prima dell'arrivo degli americani ho visto un prigioniero con un fucile e allora ho detto vabbè, è un buon segno, ma non è che mi sentissi alleggerito e sicuro e tranquillo, per niente. Il giorno dopo, alle 3 del pomeriggio, è entrata una Jeep con due americani sopra. Qualcuno, e poi ho letto, ma io non li ho visti, diceva che in pianura erano passati dei carri armati americani. Allora, vedendo la Jeep entrare con due sopra, con i calzoni con la piega, io dico, beh, là, a questo punto siamo liberi, perché se sono anche così eleganti sti soldati, no? Il giorno dopo vedo un recinto dove c'erano dentro delle SS e uno che dice quello lì mi ha dato delle botte, adesso lo vado a picchiare, e un altro tedesco che era fuori, internato anche lui, che gli dice no, tu non vai a picchiare nessuno perché noi non siamo incivili come loro. E io dico, boh, insomma, qui stiamo diventando quasi matti, insomma. Ma il punto era anche, insomma, perché puoi dire, siamo molto civili, ma anche che c'era un accordo con gli americani che dopo 3 giorni dovevano consegnarglieli. Cioè, il comitato clandestino aveva avuto il beneplacito dal generale Patton di tenere le armi per 3 giorni e di tenere le SS prigioniere per 3 giorni, che però dopo 3 giorni doveva consegnare le SS. Ecco, ora io i contatti con le SS diretti, levato quello che mi ha detto Andrei al circo e che era un tipo un po' particolare, non ne ho avuti nessun contatto di più di due parole, ecco. Certamente erano degli stronzi, ecco, cioè delle persone che non volevano vedere, perché insomma uno venivano a contarti, venivano lì, ti mettevi in fila, eri obbligato a levarti il berretto, ti davano l'ordine, ti davano il berretto apposta quasi perché te lo levassi e basta, non serviva a niente. Quindi non c'era un contatto, capisci? I contatti con i tedeschi c'è stato, con i tedeschi internati come noi, ma quelli erano, era tutta un'altra stoffa, capisci? Quindi non era facile, e ti dirò che ho avuto anche dei disturbi mentali leggeri che mi sono passati abbastanza rapidamente, ma sentire parlare il tedesco, a un certo momento io sentivo parlare tedesco, sono stato 2 giorni in Germania, e quando sono tornato in Italia io dalle parole italiane fabbricavo parole tedesche, e allora ho incominciato a preoccuparmi per la mia testa, capisci? Quindi, e sono tornato indietro perché non era proprio il caso. Adesso sono passati un mucchio di anni, anzi ero andato a lezione di tedesco per imparare un po' meglio, poi visto che a ognuno di noi danno un interprete, ho detto cosa sto a rompermi l'anima, che vabbè, insomma. Ovviamente subito dopo la fine della guerra non si sapeva niente per quanto riguarda i campi di concentramento e quello che si faceva. Quando è iniziato a sapersi, a essere conosciuto, diciamo, pubblicamente, quando e come, diciamo,
si è iniziato a rendere pubblica questi fatti, quello che era successo. Una data io non la saprei stabilire. So di persone che andavano a cercare, avete visto Gusen, no? Era una ricerca estremamente difficile per genitori che avessero avuto un figlio trasportato al di là del confine a recuperare notizie. Era difficile perché queste a sentire insomma, le persone che ci hanno provato, nessuno dava una mano a trovare Mauthausen o ancora meno a trovare Gusen, diciamo. In più magari appunto questa gente aveva avuto l'informazione che erano stati a Mauthausen e non sapevano che esistevano campi satelliti, per cui uno che era andato a Mauthausen poi non era più rimasto lì, era andato chissà dove. Cioè c'è tutta una sequenza di cose ignote e di cui non si è parlato e di cui quelli che sono tornati hanno tardato anche, insomma non sono solo io che non avevo voglia di parlare, ecco, non c'era una gran voglia di parlare, c'era magari nel caso che tu avessi un amico allora che dovevi informare i parenti, no? E quando siamo partiti da Buchenwald con questi due signori tedeschi ci siamo fermati a una città a 200 km perché un loro amico era morto a Buchenwald, sono andati da questa famiglia a annunciargli che era successa questa cosa qui. Ma già in Germania i prigionieri potevano scrivere in tedesco alla famiglia e questi quindi informavano una famiglia che poi non aveva più ricevuto nessuna notizia perché non evidentemente non davano una notizia di morte avvenuta. Ecco. Credo che sia passato proprio molto tempo, perché l'associazione per prima cosa si è occupata soprattutto di dare un vitalizio a questioni diciamo burocratico-economiche, ma chi era stato lì in tanti casi aveva avuto un danno economico perché per anni non aveva lavorato oppure per anni non aveva potuto riprendere a lavorare. Questo era un aspetto economico, non era un aspetto di divulgazione di quello che era successo. L'ANED è nata abbastanza presto, l'associazione. Questi pellegrinaggi probabilmente sono nati col 50°, io dico, grosso modo. Ci è voluto molto prima che si parlasse di queste cose. La comunità ebraica si è mossa forse un pochino prima perché c'è stata voi sapete che c'è un regista che si chiama Steven Spielberg e che ha fatto una fondazione. Questa fondazione Spielberg io ho un'amica che però è diventata amica dopo, che ha seguito un corso per fare interviste ai deportati e che allora a un certo punto mi ha chiesto di intervistarmi. E credo che mi abbia anche dato, ma questo l'ho considerato soltanto forse quest'anno o l'anno scorso, che probabilmente mi ha sbloccato anche un po' parlare di queste cose, perché ho avuto anche un addestramento su come fare le domande, come affrontare i problemi, perché tante volte ti facevano delle domande che ti portavano a chiuderti subito oppure a versare un mucchio di lacrime, insomma, una cosa che non è che la cosa più piacevole del mondo. Invece questa fondazione Spielberg, mi ricordo che lei aveva una lista di una ventina di nomi, che però per la maggior parte erano deportati a Auschwitz, sopravvissuti a Auschwitz. Poi c'era anche qualcuno, appunto come me, che era stato deportato in altri campi. Un'iniziativa del genere c'è stata, ma meno organizzata, da parte di un tipo che ho incontrato anche quest'anno, un certo Pucci, Giuseppe Paleari, il vero nome, e una di Bolzano, che facevano interviste. Allora mi hanno chiesto di farmi un'intervista, hanno chiesto a Genova 5-6 di fare interviste. Insomma, c'era anche un'organizzazione, diciamo, non ebraica che ha incominciato a fare interviste a qualcuno.
e così probabilmente chi voleva studiare queste cose ha potuto avere del materiale per studiarlo. Poi ci sono stati dei libri pubblicati, c'è stato Caleffi che ha scritto Si fa presto a dire fame, molto molto prima che scrivessi io, ecco, cioè c'è stata gente che ha scritto Primo Levi, se questo è un uomo. E allora si è incominciato a conoscere, ma a conoscere con non con l'aspetto così organizzativo come i memoriali fanno vedere, ecco. Anche se non fanno vedere molto chiaramente come succedevano queste cose, diciamo, come erano divisi i compiti, come eri tirato a sorte, che poi era un tirare a sorte a un certo punto. Quindi non c'è voluto il tempo prima che si arrivasse a una conoscenza approfondita. Io in questi ultimi anni, questi ultimi 2 anni, mi sono levato molti punti interrogativi di Buchenwald, di cose che succedevano e che non capivo bene come mai, e come mai succedessero così, e chi è che le faceva succedere così. Ecco. Ci sono delle cose veramente, quest'anno è venuto fuori che esiste un film che io ignoravo assolutamente, che ho chiesto, su una baracca che si chiama Baracca Blocco 66, in cui è successo che quando i nazisti hanno incominciato a evacuare il campo, hanno detto i primi a partire sono gli ebrei, e a quel punto hanno dato l'ordine, e il comitato interno ha dato l'ordine di portare, perché il comitato interno continuava una trattativa, ma doveva anche in parte ubbidire, una trattativa che non era una trattativa vera e propria, ma era studio il nemico e vedo cosa fare, capisci? Ecco. E il capo della baracca 66, che era, intanto c'era stata la decisione, vedendo arrivare da Auschwitz dei bambini, cioè contando bambini, quelli tra gli 8 e i 16 anni, hanno deciso di metterli tutti in una baracca. E che una baracca che fosse diretta da una brava persona, affidabile, che gli desse da mangiare regolarmente, quel poco che c'era, ma quel poco che c'era regolarmente. E allora hanno chiesto, perché pensavano, insomma, la baracca 66, se ci sono degli ebrei portateli, e lui ha risposto: nella mia baracca non c'è nessun ebreo. E in effetti è riuscito a non far partire questi ragazzi. A me stupiva, c'erano questi punti interrogativi che sono proprio da specialista, diciamo, da uno che c'è stato. Io avevo visto la foto, ecco, in questa c'era una fotografia abbastanza celebre che si vede molto spesso, con delle persone che guardano dall'ultimo piano delle Tre Castelle, dei piani intermedi, con uno sguardo abbastanza vispo, e ce n'è anche uno in piedi. In questa parte del campo, che era la parte più disgraziata, più meno alimentata, diciamo. E mi ero stupito a vedere queste persone con gli occhi così vispi, perché la mia esperienza era stata diversa. Perché la mia esperienza è stata diversa? Perché dopo la liberazione abbiamo detto: andiamo a vedere il piccolo campo e a dargli la notizia che siamo liberi, no? Perché sapevamo che era pieno di gente che non si muoveva più, insomma. E ero entrato in una baracca dove c'era una puzza pazzesca, dove chiaramente la gente non aveva la forza di uscire dal letto, perché a differenza delle nostre baracche non avevano il gabinetto nella baracca, dovevano uscire per andare a fare qualche cosa, e che non capivano niente. Noi gli dicevamo: sono arrivati americani, in tutte le lingue, in inglese, in tedesco, in che so io, c'era uno che parlava russo, e questi ti guardavano come se non gli avessi detto niente. E non capivo allora la differenza tra questa fotografia dove vedevi quelli svegli, e poi ho capito adesso, poi l'anno prossimo, se lo vedrò, e se sono ancora io, consulterò lo storico per avere informazioni. Cioè, probabilmente questi altri erano governati dai capi blocco più stronzi, che gli davano meno da mangiare,
che curavano meno la loro, insomma, che si muovessero un pochino per andare a gabinetto. E questi qui erano talmente, come dire, privi di cibo che non gli circolava più bene il sangue nel cervello e non capivano niente, capisci? E risulta che di 4.000 persone che sono state poi portate negli ospedali, insomma, non è che molti hanno continuato a morire. Erano un po' e in un libro che di un certo Jorge Semprún, che è uno spagnolo che era lì, che era andato a trovare un suo amico, e che suo amico aveva una diarrea inarrestabile, e che gli ha detto: non è giusto, insomma, morire adesso, no? Cioè, dopo essere stato liberato. Insomma, sono queste cose qui, che sono cose che non... se non le vai a cercare non è che ti rendi conto. Io sì, mi sono messo degli interrogativi, però li lasciavo anche stare lì, perché insomma, a un certo punto non è che debba risolvere tutto quello che ho visto, però capire qualcosa di più mi fa piacere, ecco, di queste cose. Quindi sono cose abbastanza particolari, ecco. E probabilmente lo storico invece è in grado di dirmi: i capi delle baracche tal dei tali erano dei tipi così, che non erano delle persone per bene, ecco. Mentre questo capo della baracca, anzi questi ragazzi salvati, hanno fatto le pratiche per farlo nominare giusto di Israele, la nomina era venuta dopo che lui era morto, insomma, vabbè, questi sono gli aspetti. Grazie. 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 Gr